Monarchia e comunismo apparve nello stesso periodo sulle colonne del Revolté. Col suo intervento il Cafiero approfondì le questioni poste dal Kropotkin nel congresso precedente e liquidò definitivamente il programma collettivistico. In Svizzera ebbe modo di frequentare la Kuliscioff e, secondo il Kropotkin, se ne innamorò. Sempre in questo periodo pensò ad una nuova edizione delle opere del Pisacane e scrisse insieme a Liseo Reclus una introduzione a Dio e lo Stato di Bakunin. Non partecipò per ragioni di salute al congresso anarchico di Londra, al quale erano presenti Malatesta e Merlino. Arrestato nuovamente, fu espulso dalla Svizzera e riparò nella capitale inglese. Qui trascorreva la maggior parte del suo tempo in biblioteca, riavvicinandosi a Marx. Nell'estate del 1881 Andrea Costa formò il Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna, accettando quindi la via parlamentare. Nella seconda metà del 1882, sotto lo stimolo della nuova legge elettorale, era sorto anche il Partito Operaio Italiano. Cafiero, che all'inizio era apertamente critico nei confronti del Costa, si convinse che era meglio fare un solo passo con tutti i compagni sulla via reale della vita che rimanersene isolati a percorrere centinaia di leghe in astratto. Per cui, quando Costa nell'autunno dell'82 fu eletto deputato, il Cafiero lo invitò apertamente ad entrare in Parlamento. Lui stesso fu portato candidato a Firenze, Torino e Corato, ottenendo lusinghieri risultati, ma ormai dava sempre più evidenti segni di squilibrio, per cui, ritornato in Italia, fu ricoverato prima nel manicomio di Firenze e poi in quello di Imola. Il 2 giugno 1882 era morto a Caprera Giuseppe Garibaldi, uno degli uomini più straordinari del secolo, il cui esempio di azione pratica, secondo Malatesta, doveva essere seguito da tutti i rivoluzionari. L'anno successivo si spegneva a Londra, 14 marzo, Karl Marx, suscitando in Italia una profonda impressione nelle file del movimento operaio, oramai vicino alle sue idee. Nel 1884, infine, era la volta di Giuseppe De Nittis, che a soli 38 anni venne a mancare il 21 agosto a Parigi. Le tortuose vie dell'esilio, le difficoltà materiali, l'attenta sorveglianza degli organi di polizia internazionale e degli organi consolari, il timore di essere continuamente seguiti, sorvegliati e spiati rendono questi internazionalisti sempre più sospettosi, sempre più ramingi, sempre più in guardia contro la possibilità di contaminazione del movimento. Si crea una sorta di necessità di vigilanza, ma anche una sorta di isolamento. E in questo isolamento si gioca, per dir così, poi tutta la capacità di portare avanti una linea che non sia una linea individualistica, ma una linea collettiva, una linea che coinvolga frazioni vaste di movimenti potenzialmente eversori o potenzialmente rivoluzionari. Io credo che possa nascere anche di qui quella esperienza di malattia esistenziale, per dir così, di difficoltà esistenziale, che porterà poi Cafiero, come Covelli, a finire tristemente i propri giorni in manicomio. Non vi è dubbio che sulla pazzia, tra virgolette, di questi due esponenti di rango dell'anarchismo italiano, dell'anarchismo internazionale, si possono avanzare molti dubbi e molte ipotesi. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che la pazzia degli anarchici è una comoda scorciatoia, una comoda scappatoia per gli stessi poteri dello Stato borghese. Qualcuno ha detto, in fondo, l'internamento manicomiale non è che un'altra arma che viene utilizzata dai poteri statali per mettere fuori discussione, per mettere fuori campo questi personaggi. Magari anche, perché no, con l'aiuto più o meno interessato delle famiglie di origine dei due anarchici italiani. La pazzia di Cafiero ha appunto questi tratti illuminanti, queste fissazioni che rivelano, forse anche prima c'erano stati dei segni di alienazione mentale, per esempio certe manie di persecuzione che lui aveva, per esempio lo si vede anche dall'impostazione che dà
lui viene incaricato dalla Federazione Italiana dell'Internazionale di studiare, di fare poi un rapporto, il caso Terzaghi. Terzaghi era un infiltrato della polizia all'interno del movimento internazionalista. La relazione è integrale e si vedono certi atteggiamenti di Cafiero che sono di un uomo non perfettamente padrone delle sue facoltà mentali, certe insistenze dello scritto. Era un uomo alla ricerca dell'assoluto, un assoluto che trovò nelle idee socialiste e nelle idee anarchiche, cioè nell'espressione allora più ritenuta, più coerente del socialismo. Cafiero era ricco, però i suoi fratelli, quasi tutti, e le sorelle, conservatori, di una famiglia non nobile, come si è scritto, ma semplicemente agiata, molto agiata, le sostanze impiegate dal Cafiero a favore del movimento furono notevoli, ma servirono anche al Cafiero stesso, perché Cafiero non aveva altri redditi dal suo lavoro, faceva una vita modesta, passò anche dei periodi di difficoltà, periodi di difficoltà economiche, perché aveva esaurito i fondi che i fratelli gli avevano assegnato nella divisione del patrimonio. I fratelli si disinteressarono abbastanza di lui durante il ricovero in manicomio, e queste risorse dicevo avevano servito al Cafiero, per esempio, per i suoi viaggi. Viaggiò moltissimo, basti pensare al viaggio a Londra, i viaggi per i congressi dell'Internazionale, il viaggio a Pietroburgo quando si recò per sposare presso il consolato la Olimpia Kutuzov. Insomma, viaggiare allora costava. I mezzi necessari per sovvenzionare i congressi dell'Internazionale, sia quelli internazionali, però, sia quelli nazionali. Era sempre il Cafiero che doveva rispondere a queste necessità. È chiaro che di fronte alla presa di posizione molto sfumata e anche ambigua del Costa, Cafiero è dalla parte dei rivoluzionari conseguenti, intransigenti. Attacca con violenza verbale il Costa, lo minaccia insieme ad altri amici di Romagna, amici del Cafiero e avversari del Costa. Il Costa non seguì un percorso lineare, non disse con franchezza qual era il suo programma, cioè quello di essere eletto deputato, di andare al Parlamento, ma coprì con lo stesso nome del partito da lui fondato, Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna, coprì questa manovra
per il suo personale ingresso in Parlamento. C'era il problema del giuramento. La stessa Kuliscioff, che era sua compagna, non condivideva questo atteggiamento un po' volto al compromesso da parte del suo compagno Andrea Costa. Non era d'accordo e glielo fece presente. Ma il Costa ormai si era infatuato di questa sua scelta, che era nell'ordine delle cose, perché prima o poi in Italia, come in altri paesi d'Europa, si sarebbe costituito un partito socialista che entrava in Parlamento, che mandava in Parlamento i suoi rappresentanti. Ma lo si poteva fare in tanti modi. Quando lo farà il Partito Socialista con la scissione di Genova e con la separazione dagli anarchici, sarà un atto di reciproca lealtà. Gli anarchici prendono la loro strada e i riformisti prendono la loro. Chi aveva ragione? Avevano ragione tanto gli uni che gli altri, perché riflettevano due situazioni sociali diverse. Enrico Malatesta rimase invece a difendere la linea rivoluzionaria, diventando il principale esponente del movimento anarchico italiano. Stabilitosi a Firenze, fondò un nuovo giornale, La Questione Sociale. Ma agli inizi dell'84 fu processato insieme a Merlino per associazione di malfattori, subendo una condanna di 15 mesi. Il 15 marzo 1885 gli anarchici fondarono la branca italiana dell'Internazionale ed uscirono dal loro isolamento partecipando attivamente all'azione di soccorso durante l'epidemia colerica scoppiata a Napoli. Cominciarono anche a lavorare nelle associazioni operaie e parteciparono attivamente anche agli scioperi, visti come momento di azione rivoluzionaria. Certo che c'è un dramma di Cafiero, va bene, per cui ad un certo punto lui dà, nel giro di 10 anni, da personaggio al centro della storia, come è quando si fa messaggero di Marx e di Engels in Italia e poi attivo organizzatore della internazionale antiautoritaria d'accordo con Bakunin, già passano alcuni anni e comincia ad essere lui stesso emarginato e fra ombra e luce, perché già la pazzia comincia a incombere, già ombra, fra ombra e luce, finisce per seguire l'indirizzo di Andrea Costa, che era un indirizzo antitetico da quello lui sostenuto pochi anni avanti, e incoraggia Andrea Costa sulla strada intrapresa. Durante uno di questi scioperi, indetto a Chicago il 1 maggio 1886, era esplosa una bomba evidentemente ad opera di provocatori. 8 operai innocenti furono accusati di attentato e senza prove condannati ed impiccati. Per ricordare i martiri di Chicago fu stabilito che il 1 maggio doveva essere un giorno di lotta per la richiesta delle 8 ore di lavoro. Anche in Italia la classe lavoratrice cominciò a partecipare alle iniziative del 1 maggio, specie nelle grandi città come Roma e Milano. Ma anche in Italia, come in altri paesi, la risposta del governo alla celebrazione del 1 maggio fu puramente repressiva. Nonostante la sua malattia, Cafiero non era caduto nel dimenticatoio. La stampa continuava ad occuparsi di lui. Dimesso dal manicomio, fu affidato alle cure della moglie. Poi, nella seconda metà del 1889, decise di tornare a Barletta, dove fu accolto dalla sua famiglia.
Gli fu abbastanza vicino in questo periodo il nipote Ferdinando Cafiero, che nel 1897 partecipò alla spedizione garibaldina in Grecia. Qui conobbe il vecchio internazionalista Amilcare Cipriani, che ebbe parole di ammirazione per lo zio, suo antico compagno. Nel frattempo si erano formati nuovi gruppi socialisti, che pur distinguendosi dall'anarchismo, non si riconoscevano pienamente nel socialismo rivoluzionario costiano. I più importanti furono quelli di Camillo Prampolini a Reggio Emilia, Gregorio Agnini a Modena e Alessandro Balducci a Forlì. Il loro era un socialismo umanitario che di quello del Costa aveva la carica ideale, ma non la spigolatura sovversiva. A Milano Filippo Turati e Anna Kuliscioff diedero anche vita nel 1889 alla Lega Socialista Milanese, mutuando la loro teoria dal marxismo riformista della socialdemocrazia tedesca. Il 17 luglio 1892 moriva a Nocera, nel locale manicomio, Carlo Cafiero, l'esponente più rappresentativo di un'epoca eroica del socialismo italiano. Un mese dopo nasceva a Genova, il 14 agosto, il Partito dei Lavoratori Italiani. Il nuovo partito fu un'organizzazione permanente e sicura, strumento di progresso e di emancipazione. Esso si fondava sulle basi granitiche dei principi che gli ultimi seguaci di Bakunin non riuscirono più a corrodere e intaccare. Io credo che all'altezza della prima metà degli anni Ottanta la parte, diciamo, migliore di Cafiero, il Cafiero intellettuale, il Cafiero politico, il Cafiero organizzatore, il Cafiero agitatore, il Cafiero trascinatore, si sia in qualche modo abbastanza esaurita. Comincia una fase di declino, seguita con grande ansia e anche con grande pena da quanti ancora non hanno abbandonato né le teorie del socialismo né le teorie dell'internazionalismo anarchico in Italia. E a partire di qui, in qualche modo, si determinerà una lenta decadenza personale prima e politica poi dell'anarchico barlettano. Ma che cosa resta oggi del messaggio di Cafiero? Certo, forse non l'idea di una propaganda del fatto, né l'idea di una rivoluzione per la rivoluzione, cioè di una rivoluzione che già è valida per il fatto stesso che si avvii un processo rivoluzionario. Credo che resti però un messaggio di coerenza. L'utopia o la speranza di un rinnovamento quasi palingenetico del genere umano, della possibilità di costruire una società di liberi e di eguali, una società in cui non vi siano poteri, perché ogni potere non fa altro che opprimere qualcuno o qualche cosa. Ecco, Cafiero ha una particolare ricchezza come uomo, come persona, più che come membro di un partito, di una corrente o di un movimento. Ha i suoi problemi, se li porta dietro, finisce in modo triste la sua vita, muore ancora giovane, perché muore nel 92, era nato nel 46. Cafiero poteva dire di sé: ero, sono e sarò. Riuscì ad essere coerente a se stesso. Di pianto e che ricorda un baldo giovinforte che per amor di voi sfidò la morte. A te Caserio ardea nella pupilla, delle vendette umane la scintilla,
e dalla plebe che lavora e geme. Donasti ogni tuo affetto, ogni tua speranza.